Parliamo un po' del caso Bungie, lo facciamo con qualche ora di ritardo perché ho voluto prendermi qualche ora per valutare un po' la situazione, per ascoltare, per leggere, per avere un'idea un po' più chiara di quello che sta accadendo e soprattutto di come la stanno vivendo coloro che sono stati colpiti da questa ennesima ondata di licenziamenti. Bungie ieri attraverso una lettera sul proprio sito ufficiale ha comunicato 220 licenziamenti, pari a circa il 17% dell'attuale forza lavoro, una quantità enorme. Giustificata attraverso queste parole, una decisione necessaria per rifocalizzare lo studio e il nostro business con degli obiettivi più realistici e attraverso una gestione economica più solida. Questo è un po' il concetto. Cioè, attraverso queste poche parole, Bungie ha praticamente ammesso di aver fatto il passo più lungo della gamba e di aver organizzato male i lavori in questi anni attraverso una gestione economica non sostenibile. Tradotto, questo è un po' il concetto. E purtroppo la notizia era nell'aria, se ben ricorderete, diversi mesi fa avevamo paventato la possibilità di ulteriori licenziamenti che sarebbero stati in qualche modo legati all'eventuale insuccesso di Destiny 2 The Final Shape. Nonostante quel successo, comunque Bungie si è trovata nella situazione di dover procedere con ulteriori licenziamenti e figuriamoci quanti sarebbero stati se The Final Shape avesse fallito. Non voglio neanche pensarci. Allora, adesso la situazione è difficile, ragazzi. Difficile perché al di là del fatto che 220 persone sono state mandate a casa e non è mai bello, e per quel poco che vale mando il mio abbraccio a tutti quanti. Ma questo ci porta a interrogarci su quello che sarà il futuro di Bungie in futuro, una Bungie che in questo momento ha dichiarato di volersi focalizzare su tre cose: Destiny 2, chiaramente, Marathon e un nuovo progetto, una nuova IP che sarà sviluppata insieme a Sony. Motivo per cui ulteriori 155 dipendenti nei prossimi mesi saranno trasferiti e ceduti, tra virgolette, a Sony, pari al 12% dell'attuale forza lavoro. Quindi in sostanza, da ieri, momento dei licenziamenti, a penso il prossimo quadrimestre, Bungie perderà il 29% della sua forza lavoro fino all'altro ieri, per un totale di 375 dipendenti. È tantissimo, ragazzi. È tantissimo anche perché i licenziamenti non hanno riguardato semplicemente così persone sacrificabili, per quanto non ce ne siano mai, ma hanno colpito tutti i livelli, quindi sono stati persi alcuni talenti straordinari e di conseguenza viene da chiedersi se quella che vedremo nei prossimi mesi sarà un po' la stessa Bungie. Allora, sappiamo che dalle parti di Bungie non si respirava una bella aria già in passato, anzi. Se uno va a ripercorrere un po' il percorso di Bungie degli ultimi 10 anni, si accorgerà di quanto questo studio abbia avuto sempre un po' i problemi dietro l'angolo e abbia dovuto sempre convivere con una gestione non così lungimirante, qualcosa che si era visto ai tempi di Xbox, ai tempi di Activision, ai tempi più recenti con Sony, che in qualche modo ha sempre fatto leva sul siate responsabili. Questo era un po' il messaggio che passava attraverso tanti, tanti momenti. Siate più responsabili. Cioè, anche certi discorsi che furono fatti quando l'acquisizione, quando insomma il matrimonio fra Bungie e Sony ebbe luogo, sembravano in qualche modo puntare nella direzione del ok, non siete stati così lucidi in tanti momenti, mi raccomando, eh. Ecco, quel mi raccomando purtroppo non sembra aver dato i suoi frutti. Perché Bungie ha confermato ancora una volta di essere una società con delle difficoltà nel pianificare adeguatamente il proprio futuro e i passi da fare puntualmente. Ora, io sono abbastanza preoccupato perché diciamo che questa storia tende a mettere un po' la parola fine sull'indipendenza dello studio, il che non è necessariamente un male, perché dovendo rispondere in maniera sempre più frequente a quelle che saranno le indicazioni di Sony, forse le cose andranno meglio, quantomeno per i dipendenti. Me lo auguro per quelli rimasti. Ma in generale, anche leggendo tante reazioni di tanti ormai ex dipendenti dello studio, la sensazione è che lì dentro ci sia più di qualche problema. La sensazione. Ma magari no, però quello che si respira dall'esterno, leggendo certe dichiarazioni,
È abbastanza così. Ora il discorso è questo: Destiny 2 andrà avanti serenamente, tra virgolette. È un progetto che ormai ha la sua fanbase, ha i suoi successi, ha il suo futuro già delineato. Però diciamo che la sensazione è che sia un brand che difficilmente farà un salto ulteriore in avanti in termini di popolarità, in termini di anche, come posso dire, di capacità di penetrare un po' il mercato. Non sarà mai ai livelli di Fortnite, COD, Apex. Quel tipo di seguito non credo lo avrà mai a quei livelli sconsiderati, ecco. Marathon potrebbe rivelarsi un buon successo. Speriamo che possa accadere, e soprattutto questa nuova IP che svilupperanno insieme a Sony. Mi auguro che possa rilanciare un po' uno studio che in questi anni ha avuto forse troppi alti e bassi. Il discorso è che è la cosa che più mi fa pensare, visto che già in passato si è parlato spesso di quanto i dipendenti di Bungie vivessero con l'angoscia, spesso si è letto qualcosa di simile, spesso si è saputo che regnava tanta incertezza. Si sentivano tutti un po' a rischio, spesso e volentieri, da quello che veniva riportato. Credo che adesso questa sensazione si acuirà ulteriormente, e la cosa mi preoccupa un po', sia per il benessere, soprattutto appunto, dello staff rimasto. Ragazzi, questo è quanto. Per il momento non possiamo far altro che mandare la nostra energia positiva a coloro che hanno perso il lavoro, sperando che possano ritrovarlo in tempi brevi e essere reintegrati nell'industria, magari attraverso appunto altre società che, da quello che ho letto, si sono già mosse. Tante, in questi casi, per fortuna, specialmente sul mercato americano, i licenziamenti spesso vengono riassorbiti altrove, quindi speriamo che possa essere anche questo il caso, visto che c'è tanta, tanta gente di grande talento che meriterebbe di continuare a svolgere la sua professione, speriamo in ambienti più consoni, ecco, speriamo in ambienti anche in cui possano vivere la professione con un po' più di serenità. Ragazzi, niente, questo è quanto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, che idea vi siete fatti della vicenda, cosa pensate che potrà accadere a Bungie nell'immediato futuro, cosa vi aspettate dal futuro di Destiny, di Marathon, di questa nuova IP. Insomma, io spero che prima o poi si possa ricominciare a parlare di Bungie in pianta stabile per i suoi successi e non per le questioni societarie, ecco. Ragazzi, un abbraccio e alla prossima.